Perché un giorno mi sono svegliato in camera sto vestendo, sono le 7:30. Io qua in Francia volevo fare come in Spagna, che uno aggiunge qualche S alle parole italiane e ti capiscono. Qua se provi a dire qualche parola in francese non la dici bene. Je ne pas compris. Lasciamo Rockmore vicino a Avignone, dove abbiamo alloggiato, abbiamo fatto colazione. Ci dirigiamo adesso alla nostra prima meta della giornata. La giornata di oggi sarà molto lunga e intensa. Ritorneremo alla base, ma prima passeremo da tanti posti interessanti. Tempo eccezionale, ragazzi, sole splende. Si sale verso il Mont Ventoux, ragazzi. Guardate che macchinoni che c'ho davanti. Inizia a capire perché si chiama Mont Ventoux. C'è un vento della Madonna. Guardate che bello! Come prima tappa del rientro ci poniamo quindi un iconico luogo del Tour de France, la cima del Mont Ventoux, che con i suoi 1912 metri domina le Alpi della Provenza. La sua scalata è divertente e ben asfaltata. Che spettacolo! Ci siamo quasi, ragazzi! La cima è vicina! Ma me la faccio tutta dritta e mulattiera, saliamo! Scherzavo! Però l'avrei fatto, è solo che non ho tempo, devo rientrare presto, sono tanti chilometri, però l'avrei fatta. Che atmosfera meravigliosa, mamma mia come si respira qua sopra, guardate là! Che spettacolo! Ci troviamo quindi al cospetto di questo luogo fuori dal mondo, il cosiddetto Monte Calvo, per via della mancanza di vegetazione sulla sua cima. Ci accoglie con un paesaggio ultraterreno. Mentre mi ritrovo a parlare con molta difficoltà per il fortissimo vento con un motociclista francese che si trovava lì, passa uno stormo di aerei a pochi passi da noi, facendoci prendere un infarto indimenticabile. Una volta su poi faccio amicizia con un ragazzo che per tanti anni ha vissuto in Italia e dopo avermi raccontato la sua storia e come è finito a lavorare là sopra decide di regalarmi una medaglietta di questo posto, un ricordo che conservo con grande gioia. Adesso è tempo di scendere e far strada verso casa, ma non senza aggiungere la tappa dei famosi campi di lavanda che caratterizzano la regione della Provenza. Mi dirigo prima verso Venasque, poi verso Bonnieux, alla ricerca dei profumi della campagna provenzale, ed il paesaggio naturale che mi circonda mi assorbe interamente, riempiendomi il cuore di questi ultimi istanti di totale libertà. Da una parte c'è la voglia di tornare al quotidiano, a quelle piccole cose di ogni giorno che mi sono mancate in questo viaggio lontano dalle comodità, ma dall'altra c'è un po' di saudade, come direbbero i portoghesi, verso questa nuova quotidianità, dove ogni mattina, mentre fissi i bagagli alla moto, sai che ci sarà qualcosa sulla tua strada che ti stamperà quell'enorme sorriso dietro al casco. No place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Costeggiamo quindi Sisteron, la cosiddetta Porta della Provenza, e la sua meravigliosa cittadella, arroccata su un enorme sperone di roccia, non mi dà scampo dal farne una panoramica con il drone. La città, un tempo fortificata, offre un vero labirinto di scale e stretti passaggi a volta, chiamati Andron,
Enrico IV, re di Francia, amava chiamarla la più potente fortezza del reame. Vedete che ho trovato, picciotti? Wow, in condizioni perfette. Citadella del Sisteron! Bellissima, meravigliosa. Mamma mia. Che bellezza. Adesso mi sta riempiendo di paglia, la copertura ce la potevo mettere nel giusto posto. Una meravigliosa serie di curve e gallerie naturali ci accompagnano verso l'ingresso in Italia. Da Embrun saliamo verso Ghigliestra, ci perdiamo tra questi scenari naturali prima di raggiungere il valico che ci riporterà a casa, il Colle dell'Agnello. Qua è tutto bello, ragazzi, è tutto bello. Picciotti, è spettacolare, è una salita aggressivissima, curve a gomito, curve larghe, c'è tutto in questo agnellone! Adesso finalmente ci siamo. È l'epilogo di un'avventura di pochi giorni, vissuti tutti intensamente. Un'avventura di quelle che ti cambiano veramente e che ti fanno brillare gli occhi ogni volta che ci ripensi. E già adesso che valico nuovamente i confini per la nostra terra, mi sento gli occhi lucidi. Ma sarà per i 3 gradi che fanno qui sull'Agnello. Non c'è fatica che non sia ripagata dal sentirsi così, incredibilmente liberi. Ragazzi, ci siamo, è la frontiera, il confine naturale alpino tra Francia e Italia, è ufficialmente alla fine, il nostro viaggio sui Pirenei volge al termine, tanti sorrisi, tante risate, paure, angosce, saluti, abbracci e tante tante emozioni. Colle dell'Agnello, Italia, Transpirenaica 2021, conosciuto delle persone fantastiche, degli amici meravigliosi, e anche se tutto non è andato come doveva andare, le avventure sono piene di imprevisti, succedono cose che non ci aspettiamo. Intanto ragazzi, godetevi questi video per farvi un po' sognare da casa, spero di farvi vivere delle belle emozioni, delle belle realtà, qualcosa di lontano dall'ordinario. È stata un'esperienza a 360 gradi. Un bacio a tutti voi, grazie per seguirmi, grazie per esservi iscritti al canale,
Grazie per essermi amici, ragazzi, perché la felicità è vera solo se condivisa, ricordatevelo. Un bacio a tutti voi, ragazzi, da Alex, da Banal Travels, è tutto.